In una terra produttiva come il Bresciano arrivano 10 milioni e 300 mila tonnellate di rifiuti speciali l'anno. Si tratta di scarti di edilizia, agricoltura, industria, resti di auto demolite, scorie da incenerimento. Montagne di rifiuti speciali pari a quelle di Lazio e Marche, conferite tutte in una sola provincia, e il dato più allarmante è che, stando al rapporto ISPRA sui rifiuti speciali del 2018, in aumento sono soprattutto quelli pericolosi, saliti a 9,6 milioni, vale a dire il 5,6% in più rispetto al 2015. Tutti, quasi gli interi rifiuti speciali che vengono messi in discarica, tumulati in discarica, danneggiando quindi ovviamente in maniera irreparabile il territorio, collocati in discariche della nostra provincia, che peraltro ha già accumulato qualcosa come 80 milioni circa di tonnellate di rifiuti speciali tumulati nelle nostre discariche. Per dire 80 milioni vuol dire 8 volte le quantità di rifiuti stimate per la cosiddetta terra dei fuochi del sud, Napoli, Caserta, e questa è una situazione davvero assolutamente intollerante, una situazione spaventosa. Noi faremo una riunione al più presto e dovremo rapportarci subito alle nuove amministrazioni che si sono insediate. Nel caso specifico di questo tema, ovviamente le competenze maggiori sono in carico alla regione e, a nostro parere, però anche a livello nazionale, perché il problema a Brescia, la situazione dei rifiuti a Brescia, è una situazione che deve essere affrontata anche a livello nazionale, perché ormai siamo stati di assoluta emergenza, quindi occorrono dei provvedimenti di urgenza ed emergenza. C'è un nuovo ministro dell'ambiente, un ministro dell'ambiente che ha un'esperienza con la terra dei fuochi della Campania, che viene da là, e noi pretenderemo di incontrarlo per illustrare la situazione nostra, che è molto peggiore di quella appunto della Campania, rispetto alla quale noi chiediamo degli interventi di emergenza da parte anche del governo. Cioè, innanzitutto quello che abbiamo sempre chiesto è una moratoria, cioè fare un basta per un certo periodo e cercare di affrontare intanto la situazione e vedere come gestire quello che in qualche modo il disastro che in qualche modo si è già prodotto nel passato. E ovviamente di pari passo incontreremo anche la nuova amministrazione della Regione Lombardia, che anche quella su questo punto deve dire qualcosa. Chiaramente abbiamo un problema serio a Brescia, perché l'AID ha fatto ricorso al famoso fattore di pressione, che invece noi riteniamo vada ulteriormente rafforzato per salvaguardare un territorio che è già stato ampiamente disastrato.